sul matrimonio e sulla famiglia, ecco che noi, per allinearci alla riflessione che si fa in ogni diocesi, e che è una riflessione oggi che si impone, parleremo in questa, diciamo, catechesi serale, dei problemi concernenti il matrimonio e la famiglia. Sono problemi di attualità. Vedremo i documenti magisteriali, cominciando da questo libro che è il Catechismo della Chiesa Cattolica, toccando il documento, diciamo, conciliare, dove si parla della famiglia. Abbiamo diversi documenti, ma soprattutto Gaudium et Spes, poi l'enciclica papale Familiares Consortio, e poi altri documenti che sono di attualità, concernenti singole tematiche che appartengono alla famiglia, nella sua costituzione o all'uso del matrimonio, su tutte le questioni della genetica, della bioetica, che sono di grande attualità. Diceva Gesù, all'inizio non fu così. E queste parole sono vere, perché oggi c'è una manomissione del matrimonio e una manomissione della famiglia. I valori stessi umani, perenni, vengono minati in radice. Non si tratta soltanto di valori cristiani, ma di valori umani che noi dobbiamo difendere, così con i denti corti, con tutte le maniere, perché appartengono al patrimonio dell'umanità, appartengono anche alla stessa sostanza dell'uomo, che viene minata da dottrine false e da costumi perversi. Tutto questo noi lo esamineremo alla luce dei documenti, alla luce della sana ragione. Sono argomenti di grande attualità che vengono oggi discussi nella società, nelle riviste, nei giornali, nella televisione, e che noi certamente dobbiamo mettere in discussione per vedere quello che vale e quelle che non vale, perché noi siamo i tutori della verità, i tutori del buon ordine della vita umana. E guai se noi tacessimo, saremmo responsabili davanti agli uomini di non aver opposto resistenza a dottrine o usi perversi o a concezioni false della vita umana. Oggi ci sono dottrine esoteriche, dottrine evoluzionistiche, dottrine sociali che fanno a pugno con la dottrina sociale della Chiesa e con la filosofia perenne, classica, con il buonsenso. Ecco perché dobbiamo noi chiarirci le idee, e non essere facile ad accomodarci alla mentalità di questo mondo. Non sapete che la mentalità di questo mondo è contraria a quella di Dio? Ce lo dice l'Apostolo Paolo ai Romani. E allora cominciamo senz'altro a introdurci in questo argomento, stando un po' sulle generali, poi affronteremo, Dio piacendo, o affronteranno gli altri, Dio piacendo, perché ci sia una varietà
di maestre, però tutti ben coordinati tra di loro. Affronteremo le diverse tematiche, le diverse questioni che agitano gli uomini di oggi e cercano di penetrare nella legislazione del mondo occidentale. Cominciamo così sulle generali, sul matrimonio, nel pensiero di Dio, nella concezione di Dio. Sappiamo che il matrimonio è un mistero, dunque appartiene alla rivelazione. Non è una semplice realtà naturale che di per sé entra pure e tocca il mistero, ma è un mistero rivelato. Nel mistero non tutto è chiaro. Parte è chiaro, parte non è chiaro, ma non è sempre mai contro la ragione. E che noi accettiamo perché Dio ce lo ha rivelato. Per cui il matrimonio è un mistero. Appartiene a una verità naturale, ma a una verità soprannaturale rivelata da Dio. San Paolo lo chiama il grande sacramento, il grande mistero, per dirci che è qualcosa che noi non comprendiamo pienamente, perché è la visualizzazione di una realtà invisibile, visualizzazione di una realtà invisibile e attuazione nel tempo di una realtà eterna. Ecco perché quando si parla di matrimonio, come quando si parla di Chiesa, bisogna stare attenti a non lasciarci coinvolgere, perché come la Chiesa è un mistero e la Chiesa è eterna come mistero di Dio. Basti leggere i documenti biblici e subapostolici come Erma Pastore. Così anche il matrimonio è una realtà, non diciamo eterna, ma ha le radici in Dio. Non è eterna perché è eterna nel suo simbolismo, nel suo concetto più profondo, perché esprime Dio ed esprime noi uomini quali siamo, però concerne il tempo, non concerne l'eternità. La prima fonte a cui noi attingiamo è la Sacra Scrittura. Noi siamo adusati alle Scritture. Ebbene, troviamo il matrimonio nella prima pagina della Scrittura, primo capitolo del primo libro, e lo troviamo nell'ultimo capitolo dell'ultimo libro, per cui da principio alla fine noi abbiamo così un accenno, meglio un accenno, una dottrina sul matrimonio. Abbiamo cioè l'affacciarsi di un mistero, dall'inizio della rivelazione alla fine della rivelazione, e del matrimonio come mistero si tratta spesso nelle Scritture, in moltissimi, moltissimi luoghi, per cui è una realtà contenuta nelle Scritture che noi dobbiamo scoprire, realtà mistero. Nella prima pagina troviamo l'istituto del matrimonio voluto da Dio, ma abbiamo qualche cosa di più, che l'essere uomo, l'uomo, uomo, e l'essere donna, donna, appartengono al mistero di Dio. Dio creò l'uomo maschio e femmina
a sua immagine e somiglianza. Per questo li ha creati maschi e femmina, perché sono fatti a sua immagine e somiglianza. Poi segue a dire sul matrimonio. Dunque l'essere maschio e femmina l'uomo appartiene al fatto che siamo immagine di Dio. La radice dell'essere maschio e dell'essere femmina è già in Dio, che noi poi esprimiamo nella paternità e maternità di Dio. Ma comunque procediamo con ordine. Prendiamo la prima pagina, il primo racconto, poi c'è il secondo racconto. Nel primo racconto della creazione, concernente l'uomo, è detto che al sesto giorno Dio creò alla fine l'uomo e poi riposò dalle sue opere. Quando vide l'uomo, disse: molto bello, molto bello, molto bello. E riposò dove? Nel cuore dell'uomo. L'uomo porta Dio nel suo cuore. Però riposò il sesto giorno, che è un numero di debolezza, dice il Papa, nel giorno del Signore, nell'enciclica del giorno del Signore, perché è aperto al settimo giorno, che è il giorno del Signore. L'uomo così è proiettato verso Dio e in Dio trova la sua completezza. Per questo Dio riposa al sesto giorno, il settimo è suo, l'uomo così è quasi non finito, perché è finito nel settimo giorno, che è il giorno del Signore, e nasce con la proclività, con l'ordinamento a Dio che completa l'uomo. Comunque Dio crea l'uomo e riposa nel cuore dell'uomo e lo proietta verso il settimo giorno che lui è. Per questo il settimo giorno è sacro, perché è il giorno di Dio. Questo è il primo capitolo. Ma però vogliamo accennare all'ultimo capitolo della Rivelazione, perché illumina il primo capitolo. Ricordate la sposa che scende dal cielo per lo sposo divino. Vide la sposa vestita di candide vesti, con vesti di lino puro, splendente, che viene consegnato allo sposo. Proprio è il compimento del matrimonio, è la realtà del matrimonio, che è una realtà incoativa, ma è il simbolo della realtà che avrà il suo compimento proprio nell'ultimo capitolo della Rivelazione, quando lo sposo scenderà con la sposa e lo sposo siederà nel centro della sposa, e allora l'uomo sarà felice. Detto questo, e omettendo tutti i testi che poi vedremo che concernono il matrimonio tra Dio sposo e l'uomo sposa, ricordate Osea, Ezechiele, ricordate Gesù quando parla lo sposo in mezzo a loro, le parabole della sponsorizia, tutto è una catena. Una catena in cui c'è questo matrimonio, che è il matrimonio di Dio, questo è il vero matrimonio di Dio, che viene visualizzato, vissuto proprio nel matrimonio umano,
che resta sempre un simbolo, o meglio una realtà vera, proiettata verso Dio e che visibilizza il rapporto di Dio con l'uomo. Siamo perciò in una sfera sacra che concerne tutta l'umanità, è un fatto sociale che interessa tutto l'uomo, tutta l'umanità. Vedete quanto siamo lontani dalla concezione di oggi, che il matrimonio diventa un fatto privato tra un uomo e una donna, tanto più poi che quei matrimoni che non sono più matrimoni, come vedremo subito. Cominciamo con la lettura del testo. Facciamo l'uomo a nostra immagine e a nostra somiglianza. San Tommaso mette sullo stesso piano i due termini, immagine e somiglianza. La somiglianza è un rafforzativo di immagine, però i moderni teologi vanno oltre, per cui abbiamo come un iter, un cammino dall'immagine alla somiglianza. L'immagine è l'inizio, la somiglianza è la fine. Comunque l'uomo è fatto ad immagine e somiglianza di Dio. Ad immagine quando inizia il matrimonio, a somiglianza quando raggiunge il pieno del matrimonio nelle nozze eterne, nel matrimonio eterno. Dio crea l'uomo a sua immagine e somiglianza. Per memorizzare bene questo concetto, questa realtà, e tramandarla di generazione in generazione, dopo la narrazione, ecco, il Sacro Testo mette una poesia, cioè i versi, da mandare a memoria, in modo che i padri insegnassero ai figli questa prima poesia, diciamo, per ricordarla sempre. E la poesia è questa, la prima poesia della scrittura, che concerne il matrimonio, o meglio concerne l'essenza dell'uomo, fatta di immagini e somiglianze di Dio, appunto perché è maschio e femmina. Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò. Ecco, è il modo di verseggiare presso gli ebrei, dove il secondo verso ripete con altre parole il versetto di prima. Questa è la poesia ebraica, una delle forme, quella più privilegiata della poesia ebraica. Quando Israele uscì dall'Egitto, il popolo di Israele, dal popolo barbaro, ecco qua, che cosa è tuo mare che tu sollevi, tu Giordano, per crearsi le onde, è lo stesso pensiero che viene ripetuto due volte per meglio memorizzarlo. E allora Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dunque creò l'uomo ad immagine di Dio e lo creò maschio e femmina, appunto perché è ad immagine di Dio. E allora l'essere maschio e femmina è essenziale all'uomo. E l'essere maschio e femmina porta nell'uomo l'immagine di Dio, la somiglianza di Dio, quasi che in Dio ci sia l'archetipo della mascolinità e della femminilità. Questo è importante perché, guardando la Trinità, Dio non è solo,
Dio è padre e figlio, che diventano uno, un solo Dio, nello Spirito Santo, nell'amore reciproco. Ma i due personaggi sono padre, figlio, che uniti tra di loro si comunicano lo Spirito, l'amore. E allora Dio li benedisse e disse loro, cosa dice? Siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra, soggiogatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, su ogni essere vivente che strisce sulla terra. Dio dà il dominio della creazione all'uomo. Lo vedremo meglio nell'altro secondo racconto. Dio ha il dominio su tutto il creato, perché è il vice Dio qui sulla terra, l'uomo, cioè rappresenta Dio dominatore del mondo. L'uomo è rappresentante di Dio, anche in questo senso è immagine di Dio, è la personificazione di Dio come dominatore delle cose. Andiamo adesso all'altro racconto che indica il primo. L'uomo è solo. Dio conduce tutti gli animali, tutti gli esseri viventi davanti all'uomo, che è come il re della creazione. E l'uomo passa in rassegna tutti gli esseri viventi. È un racconto simbolo, è un mistero, non è una realtà. Però il discorso vale, è un midrash, cioè un racconto che nasconde la realtà. E allora fa passare tutti gli animali davanti all'uomo, tutti gli esseri viventi. E l'uomo impone a ciascuno il nome. Imporre il nome significa esercitare il dominio. È il padre che impone il nome al figlio e riconosce la sua paternità nei riguardi del figlio. Giuseppe impone il nome a Gesù. Tu gli porrai il nome Gesù. Per cui è il riconoscimento, diciamo, giuridico del potere che ha l'uomo qui sugli animali, tant'è vero che impone loro il nome, e il nome corrisponde alla natura dell'animale, per cui Dio infonde nell'uomo la conoscenza degli animali, e per cui l'uomo chiama l'animale secondo le sue attitudini. È un fatto misterioso, non è il nome che noi poniamo, ma il nome corrisponde all'entità. Oggi noi mettiamo i nomi così, i nostri sono nomi fittizi, Pietro, Paolo, Giovanni, sono nomi così appiccicaticci, mentre quando Dio impone il nome è quello vero, quello vero. Quando Gesù chiama Simone, non ti chiamerai più Simone ma Pietro. Quando chiama Abramo dice: tu non ti chiamerai più Abramo, ma Abraham. Poi pone il nome. E allora qui Adamo pone il nome a tutti gli animali. Cerca, cerca, cerca. E non trova un essere simile a sé. Una considerazione. L'uomo nella creazione non trova un essere simile a sé. Dunque è diverso, diverso da tutti gli altri, non tanto diverso nel corpo, quanto diverso perché ha la ragione, ha la mente,
allo spirito, lo spirito che non è negli animali. Noi oggi con gli antichi filosofi denominiamo ancora l'uomo animale ragionevole, dove il genere è animale, la specie o la differenza, la verità è l'essere ragionevole o irragionevole. In pratica tutti siamo animali, l'asino, il bue, il gallo, l'uccello, il serpente, tutti siamo animali, con la differenza che quelli sono irragionevoli e noi irragionevoli. Non è una identificazione buona, non bisogna più ragionare in questa maniera e fare così la distinzione tra animale ragionevole e animale ragionevole, quasi che l'uomo sia animale, soltanto con la differenza specifica, è ragionevole mentre gli altri sono irragionevoli. No, l'uomo è spirito, l'uomo è spirito, spirito incarnato. C'è spirito non incarnato, gli angeli, i demoni sono spiriti non incarnati. L'uomo è spirito incarnato. Quando l'uomo muore è uno spirito disincarnato, ma l'essenza dell'uomo, cioè la proprietà dell'uomo maggiore, la più specifica, è essere spirito, non animale. Ossia è la parte più nobile che dà la denominazione all'uomo, non la parte meno nobile qual è il corpo. È vero che l'uomo vero totale è spirito, anima e corpo, è spirito, mente e carne, però lo spirito è l'elemento superiore che qualifica l'uomo. L'uomo si qualifica per lo spirito, per cui se noi vogliamo fare una distinzione, possiamo fare questa distinzione, non animale ragionevole irragionevole, ma spirito incarnato che si differenzia dallo spirito puro o dallo spirito disincarnato. Comunque, questa è chiusa parentesi. Allora, l'uomo vede che non c'è un essere simile a sé, soprattutto perché non coglie lo spirito, perché una certa somiglianza col corpo ce l'ha, testa, mani, corpo, sesso, un po' ce l'ha. Qui invece non vede lo spirito, ed è solo, l'uomo è solo, la solitudine dell'uomo. E Dio guarda l'uomo e dice: non è bene che l'uomo sia solo. È importante questo. L'uomo non può essere solo. Gli facciamo una compagna. Ma come gliela fa la compagna? Traendolo dallo stesso uomo, non creando un altro essere, per dire che l'uomo integrale, integro, è l'uomo creato da Dio. Maschio e femmina li creò. Adesso separa il maschio dalla femmina nell'uomo, però con tendenza del maschio e della femmina a riunirsi e formare l'unico uomo. Per questo trae dalla costola di Adamo, mentre egli dorme nel sopore, Eva, crea una donna. Poi sveglia Adamo, quando Adamo vede la donna, riconosce se stesso e dice: carne della mia carne, ossa delle mie ossa tu sei, per questo tu ti chiamerai uoma,
uomo. Qui ha detto Eva, termine ebraico è Isha, mentre l'uomo è Ish. Per questo ti chiamerai Isha, perché sei stata tratta da Ish, perché sei dalla stessa natura di Ish. Ish, uomo, maschio, Isha, uomo, donna. Però sono due esseri, due unità convergenti, che tendono a riunirsi come le tre persone divine, come il padre e figlio, sono uniti nell'amore e sono un unico Dio, così l'uomo e la donna, fatta di immagine di Dio, il maschio e la femmina, fatta di immagine di Dio, nell'attrazione che l'amore e nel dono reciproco diventano una sola carne, un solo uomo. Guardate qui adesso la poesia che deve essere memorizzata dall'israelita, dall'ebreo, e che il padre insegna al figlio. Ha insegnato i primi versetti, il primo capitolo, adesso insegnerà gli altri versetti del secondo capitolo. Questa volta essa è carne della mia carne e ossa delle mie ossa, la si chiamerà donna perché dall'uomo è stata tratta. Testo originale, la si chiamerà Isha perché da Ish è stata tolta. Questo capitolo secondo, Genesi sempre, Genesi. Ecco, qui si pone una grande questione. Il matrimonio che oggi si vuol fare nel patto cosiddetto sociale tra un uomo e un uomo, tra una donna e una donna, è un orgoglio che tocca la sostanza dell'uomo, tocca proprio l'essenza dell'uomo e tocca Dio, è una negazione della sostanza dell'uomo, è una negazione dell'uomo come immagine e somiglianza di Dio, è una negazione di Dio stesso. Ecco, e allora non si tratta soltanto di una legge sociale che un Parlamento può ratificare o non ratificare. Qui si tratta di distruggere l'uomo nella sua essenza, di minare l'uomo nella sua intimità e di attentare all'immagine di Dio, alla sostanza di Dio che l'uomo porta. Per cui il cosiddetto patto sociale che si vorrebbe ratificare, non è stato ancora ratificato in Francia e neanche in Italia, ma è ratificato altrove. Il matrimonio tra un uomo e un uomo, una donna e una donna, è uno sgorbio, non più sgorbio, è una negazione dell'uomo, una cosa che non si può discutere perché distrugge l'uomo, è la distruzione dell'uomo come uomo. Perché l'uomo è l'uomo, maschio e femmina, immagine e somiglianza di Dio. E come maschio e come femmina debbono riunirsi e formare una carne sola. Un uomo e un uomo non possono formare una carne sola. Una donna e una donna non possono formare una carne sola. È uno sgorbo, un attentato vuoto, perché non mai potrà venire una realtà, non può nascere l'uomo da un uomo, un uomo, da donna, donna. L'uomo nasce, la vita nasce, l'uomo immagine e somiglianza di Dio, l'espressione di Dio si ha quando si uniscono un uomo e una donna, cioè quando l'uomo si unisce come maschio e femmina.
per formare l'unità tra di loro, perché l'uomo è maschio e femmina, la donna è stata tratta dall'uomo e ricompone l'uomo quando la maschio e la femmina si uniscono. E allora realizzano il piano di Dio, l'immagine di Dio, la somiglianza di Dio. Vediamo a che ora sono. Io termino qui. Siamo arrivati alla prima immagine che ci offre la scrittura proprio sul matrimonio. Di qui la grandezza del matrimonio nel disegno di Dio, nel disegno di Dio. Se uomo e donna non hanno l'immagine di Dio, ecco che Dio entra in matrimonio. Qui entriamo nel mistero. Dio come Dio ha uno sposo, ha una sposa che è l'uomo, e l'uomo ha la tendenza a Dio come Dio ha la tendenza all'uomo, e si diventa l'uomo perfetto quando è unito a Dio, come la donna diventa perfetta quando è unita all'uomo. Per cui il vero matrimonio si raggiunge quando al simbolo, meglio alla realtà visualizzata, viene sostituita la realtà vera ed eterna, il matrimonio di Dio con l'umanità, matrimonio che si affaccia in tutti i profeti, in tutta la legge, i salmi, i profeti, che viene rivelato nel segmento di Gesù e che trova l'ultima pennellata proprio nelle nozze eterne, quando la sposa si congiunge allo sposo e Dio sarà tutto in tutti. L'umanità viene divinizzata nella unione, diciamo nell'accoppiamento intimo, profondo con Dio. Allora l'uomo sarà felice, come fu felice l'uomo quando conobbe Eva e riconobbe Eva come carne della sua carne, ossa della sua ossa. L'uomo fatto di immagine e somiglianza di Dio riconosce in Dio la sua realizzazione. L'uomo si realizza nella congiunzione di amore con Dio. Per questo è venuto lo Spirito Santo in noi, perché riporti l'uomo, donna diciamo, al suo creatore maschio, perché ci sia la felicità. Dio riconosce nell'uomo se stesso e l'uomo riconosce in Dio la propria origine, la propria fonte vitale. Amen. Seminario che noi pensiamo a fare di pomeriggio. Là sotto c'è Marcello, lo chiami, perché... Marcello, tu vieni qua, così ci mettiamo d'accordo. Noi abbiamo 15 di pomeriggio e ne abbiamo qui 8 mi pare, di quelli della sera. Pensiamo, almeno come primo turno, di farlo di pomeriggio, verso le 16, 5 e mezzo. Siamo 5, 5 e mezzo. Ora, la difficoltà nostra è come convocare la catechesi. Se noi facciamo giovedì, e allora salta la catechesi per la comunità di giovedì, se noi facciamo di sera salta la catechesi della comunità di sera. Comunque noi orientativamente, perché poi saremo in pastorale domani e decideremo, pensiamo di farla unico seminario
il giovedì pensiamo, ma ancora nulla di definitivo. Pensiamo così orientativamente, giovedì alle 5:30, però non voglio ripetere la catechesi, vedremo come recuperare la catechesi del giovedì. Per cui quelli che si sono prenotati anche qui, quelli di sera sono 8, 9, 10, non so, ce ne sono ancora, debbono mettersi bene in mente che dovranno frequentare nei pomeriggi, non la sera. Come? Lo so, voi avete ragione, questo non è che vi siete attorto. Vedremo se noi dovessimo raggiungere un numero rilevante di persone che assolutamente di giorno non possono, non vogliamo defraudare quelle di sera, va bene, vedremo come sopperire, però contemporaneamente non possiamo tenere due seminari, non ce la facciamo. Quantomeno cominciamo con quello vespertino, poi si vedrà. Però io vi esorterei, nei limiti in cui è possibile, di frequentare quello vespertino, di frequentarlo quello vespertino, perché quello serale non sappiamo quando farlo e se sarà possibile farlo secondo il numero delle presenze. Vediamo queste persone, noi le vogliamo conoscere personalmente, perché non è, va bene che ci vengono segnalate, ma vogliamo conoscere personalmente. Per cui se già sono presenti queste persone, come? Vediamo chi intende fare il seminario, si alzino quelli che intendono fare il seminario. Vedremo, comunque. Vabbè, ancora lunedì prossimo, poi ne riparleremo meglio. Ne parleremo meglio, vediamo, bene. Sai che mi è venuto un testo? Un testo Genesi. E un altro testo del profeta. Il testo del Genesi è questo. Quando Giacobbe dovette incontrare Esaù furibondo che voleva sterminarlo, divise le sue truppe in due, il suo accampamento in due, sia con gli uomini sia con gli animali, pensando così, ecco qua, Genesi 32, Giacobbe si spaventò molto e si sentì angosciato, allora divise in due accampamenti la gente che era con lui, il gregge, gli armenti e i cammelli. Pensò infatti, se Esaù raggiunge un accampamento e lo batte, l'altro accampamento si salverà. Cioè, c'è un nemico che ci viene incontro, e allora ci sono due accampamenti, se batte uno, l'altro si salva. È un'indicazione, cioè la prudenza di Giacobbe. Però Giacobbe pregò Dio e si salvarono tutti e due gli accampamenti. Bene, tutti e due gli accampamenti, perché Dio intervenne. Però è l'accortezza di Giacobbe, il furbo. Se l'altro testo del profeta è questo, quando tu semini un campo, non seminare il campo tutto a grano. Parte, seminare grano,
parte a fave, parte a cumino, parte così, perché se ti va male per il grano, poi non ti potrà andare ugualmente male per le lenticchie, perché maturano in diverso tempo. Se la pioggia fa male alle fave, però non farà male al frumento, perché maturano in diverso tempo. E allora tu seminerai, se sei accorto, parte così, parte così, parte così, parte così, per cui se andrà male per uno, non andrà male per l'altro. Tu comunque, in ogni caso, avrai il tuo raccolto, se non tutto il frumento, perché il frumento ti è andato male, raccoglierai le fave, il cumino, la spelta, cosa. È pure un'indicazione questa, così. Bene, ma l'annata vale per tutti, e il sole e la pioggia si onorerà, per cui ci andrà bene, e l'orzo, e il frumento, e le lenticchie, e le fagioli, tutto andrà bene, perché il Signore ci verrà incontro, come andò incontro a Giacobbe, e darà la pioggia e il sole al momento opportuno. Amen.